Mi fa brutti figura all'estero, ma dalle 40.000 lire a chi? Ma io non... Così può parlare male, hai capito, all'estero? Dai, ma le 40.000 lire. Ma se si metrò, dai, chi se la mai dà? 50.000 lire da scambiare. No, non so, so di dire questo. Non è te, no, no, 50.000 sono 40.000! 40.000! 40.000! Facciamo 35. No, no, 40.000! 40.000! Non mi fa brutti figura! 40. Ma non mi serve, Sarro. Andiamo avanti, 40.000. Arrivederci, buonasera. Oh, 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 vai, vai, 10.000 lire. Ah, sì, 10.000. C'era 10.000. 10.000 lire, sono da italiani. Ti aiuto buono, giù. Già, mi sta 10.000 lire, che ci vuole? Che sia la barba che mi va la settimana passata e siamo fatti. Che sia la barba che mi fa a me. L'ha fatto barba su un po' di ore. Uè, quando tiene qualcosa portancelli, hai capito? Bene, grazie. Ciao, santo, abbiamo fatto roba di bene stamattina. Ma volessi sapere che non ci ha fatto tutta questa roba. Mi fate accattare 40.000 lire di roba che non serve, 10.000 lire lì per l'aggi pezzo con te. Ma invece ti senti contento che hai fatto un'opera di bene stamattina. Ah, quell'opera di bene, che ci fai, eh? Tu vai a bene, ma tu hai giù. Senti, Leonardo, ti prego, ci dobbiamo preparare un collegamento, pigli dei giornali e preparate una bella notizia, facciamo una bella figura, zia mia. Ma chissà, quando si collega? Non si sa mai l'orario preciso. No, è più o meno fra 5 minuti, 6 minuti, sì, non lo so. Ma fanno sempre quello che vanno loro. Andiamoci. Prima che ci stai scritto. Aspita, vedi, Arzani in prima pagina, ecco lei. Arzani in prima pagina? Senza la caduta con quel palazzo ci ha rubato. Ah, no, 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 che no, 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 no. Con una schedina da 1.600 lire sono state vinti 60 miliardi del superenalotti, capito? Beata is, beata is. Io speriamo che me la cava. E se la cavate che caccia? E beh, la volta ogni tanto che può fare. Solì non venga mai. Ma che può venire? Sempre sfortunata. Io esco un attimo, devo andare a comprare della roba. Vieni a Brescia, fra poco sto collegamento. Va bene. Senti, fammi una cortesia, Carla, arriva fino a Tabaccaro. No, l'Abbas non ci arriva, è troppo lontano. Grazie assai. Prego. Uè, vieni a Brescia, Carletta, mannaggia la vita. Ma che deve fare che è stato Tabaccaro? Non ho capito. Non era fa niente, mi dovevo giocare un biglietto e dovevo pagare la multa che ho preso 2 giorni fa cama. Non ci capito, ma tu da baccare se pava nei multa. Perché non sai. No. Quando vai a superare l'Enalotto, là, oltre a te, te gioca un biglietto, si tiene una multa da pagare, ti pagano pure la multa. Ma tu da baccare se pava multa, si gioca un biglietto. Sì, signore. Mamma mia, sei bello. Sei iscritto per tutto, va. Mamma mia, belle cose. Abbiamo distrutto un'altra cosa, proprio il sacro e profano. Non ci capito, era così bello che ci stava. Oh, un bancolotto, ti ricordi? Quando si vado un bancolotto e uno correva la mattina tutto contento perché magari durante la nottata tipo sono nato nonna, nonno, qualche avo, qualche avo. Chi è che è? Chi di là che sono morti, lontani dei parenti che sono morti. Di cui ascendente. Io se, io, non mi capite niente, è una... E insomma qualche morto che ti dava un terno, un ambo, hai capito? E tu la mattina tutto contento, corriva a 2 postiere e trovava quella bella postiera, quel bel postiere, è bello che funneva il lupo nino, rindacchi il calamare, e con quell'arte calligrafa che tenevano, erano numeri fatti ad opera d'arte, non erano numeri, quelle erano opere d'arte, capito? E tutto, e poi ci mettevano, ci passavano una coppa che lui tamponcino, bellillo, bellillo, a forma di marcapella, te ricordi? Come mai ricordo? E tu sciuttavano e tu poi tu pigliavi a mano e ci davi... L'ultima ciusciata, poi tu piegavi in quattro, puff, e ti mettevi la fortuna, la speranza in tasca. E hai allora. E invece mo... mo si pagano le tasse, è multa. È multa, è che se, abbiamo distrutto un'altra cosa, stiamo perdendo tutte le usanze. Però sai se fosse un guerno che facesse? Che facesse? Dico, visto che questo è un bancolotto, e visto che se vince e se perde. Io ci sto un capo, però mi fa una cortesia, io mi gioco il terno secco di 1.000 lire. Poi la leggo vicino alla multa. Se esci, lo Stato si paga la multa e l'avanza pure con cose sole. E se non esci, vuol dire che la pezza, leva tutte cose a me, se straccia la multa non se ne parla più. Ti pare, no, l'incanto in bote no. Fosse una cosa... Bravo, bravo, ma che bella idea, ma che bella idea che tiene. Ma, io, ma tu sai che questa capa che tiene, potessi stare a fianco a Pirandello tu. Pirandello, lo scrittore? Lo scrittore, sì, già te vega. Ma pare esagerazione, io ti stai definendo quasi un filosofo. Ma è quello che muore? Quello che muore? E il lato vega a fianco ai satterrati, capito? Grazie, ti pare... Ma c'è pazienza, che idee. Ma state zitto. Ma perché non ti presenta le elezioni? Ah, c'è legge, che c'è fa? Dici, che chi si collega in un momento, no, dove va? Aspetta, dimmi mille che qua... Vedi, questa è una notizia che mi fa piacere prima a me. Dimmi mille che stiamo diventando un paese all'avanguardia per quanto riguarda le catastrofi naturali, i terremoti. Visto che hanno fatto? Le calamità naturali. Dimmi
peggio dei giapponesi, questi hanno previsto anche nel caso